il presidente alle ore 16:20 del giorno 16 giugno 2022 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di La Spezia il signor Pierluigi Perafini. Sindaco oggi riprende il via di fatto la sua amministrazione, l'obiettivo è continuare su quanto fatto. Ma indubbiamente sono tanti i progetti ancora in corso, che la guerra in Ucraina, il 110, prima della pandemia hanno rallentato, quindi appalti già in essere, progetti che si concluderanno nei prossimi mesi, ma tanti altri progetti che devono partire proprio perché abbiamo vinto recentemente numerosi bandi del governo e ora dobbiamo realizzarli. È chiaro che non ci fermiamo qui, c'è un tema chiaramente che ci sta a cuore, che è quello della pulizia, della sicurezza, di implementare anche la bellezza della città, il decoro. Le risorse sappiamo essere poche, ma sicuramente, come abbiamo fatto in passato, le sfrutteremo al massimo per far sì che fra 5 anni restituiremo una città di livello internazionale, una città di cui andare orgoglioso e che affiancherà all'industria non solo la Marina Militare, non solo il porto commerciale, ma anche i turismi e tante altre iniziative che permetteranno ai nostri giovani di avere un futuro qua. Il pensiero chiaramente va ai nostri giovani, che purtroppo per tante generazioni sono dovuti andare fuori dalla nostra città, rincominciano a ritornare grazie al polo universitario, grazie al Miglio Blu, grazie alle imprese quindi leader nel mondo. Dobbiamo continuare così e non dimenticarci mai degli ultimi, di chi soffre. Questo è chiaramente l'orizzonte entro il quale noi iniziamo questa legislatura e poi i grandi temi che non sono nostri ma che ci toccano, come quelli della sanità, della variante Aurelia, che ormai sono sbloccati finalmente e vedremo essere realizzati nei prossimi anni. Ha già in mente quale sarà più o meno la sua squadra? Beh, questo ancora è presto, nei prossimi giorni farò delle riflessioni tenendo in considerazione chiaramente l'espressione del voto, quindi i numeri, il gradimento che i cittadini hanno dato sui vari candidati, consiglieri e chiaramente anche tenendo in considerazione le sensibilità che i partiti vorranno esprimere. Ma confido di chiudere la partita entro la settimana prossima, proprio per poi dedicarci all'avvio del Consiglio Comunale prossimo e a riprendere a 100% l'attività del Consiglio Comunale. Chiaramente l'attività amministrativa continua ogni giorno, ma questi sono i termini, gli obiettivi che ci diamo.